Amici della nuovariviera.it, benvenuti a una nuova puntata di Quattro Chiacchiere. Oggi parliamo di beach volley. E in quanto Alba Adriatica, nel prossimo mese di luglio, 12, 13 e 14, diventerà il fulcro del beach volley internazionale femminile, con il World Tour One Star che verrà ospitato appunto nella beach arena di Alba Adriatica, lo stabilimento Alfaro, un evento organizzato dalla Fulvio Taffoni Eventi Sportivi con la SD Beach Sport e la King of the Beach e si avvarrà della collaborazione di offertevillaggi.com che darà anche il title sponsor a questa manifestazione internazionale. Per parlare di questo evento importantissimo abbiamo con noi il collega Gianluca Biondi che ringraziamo e salutiamo. Grazie per l'ospitalità. Sì, è un evento molto importante per Alba Adriatica, per l'Abruzzo, ma anche per l'Italia, perché dopo diversi anni di assenza il beach volley mondiale torna in Italia, non solo per quanto riguarda la finale che si svolgerà poi a Roma in settembre, ma avremo questa tappa qui ad Alba Adriatica, World Tour One Star, con atlete provenienti da ogni parte del mondo e soprattutto un torneo che assegnerà anche dei punti per le prossime Olimpiadi del 2020 in Giappone. Quindi 3 giorni di grande beach volley e sicuramente Alba Adriatica, Riviera che da anni ospita tornei di beach volley di alto livello, sicuramente mostrerà il suo lato migliore. Come ti dicevo, a oggi già ci sono 12 coppie che si sono iscritte. Non è escluso che si possa arrivare al record di iscrizioni, perché poi il record di iscrizioni, diciamo, porterebbe ad allungare il torneo. Infatti, 12, 13 e 14 luglio, quindi si potrebbe anche sfruttare il giorno 11, magari, perché se ci fossero tantissime iscrizioni, diciamo che bisogna arrivare a, cioè, il massimo è 30, però si sta valutando altre situazioni sulle iscrizioni delle coppie femminili. Ecco, oltretutto ci potrebbe essere, come dicevi tu, un giorno di prequalifiche, Sì. l'11, che porterebbe a una prima scrematura delle iscrizioni. Parlando invece di quello che può rappresentare dal punto di vista turistico, anche il sindaco Casciotti è stata entusiasta di questa opportunità data ad Alba Adriatica e all'intero Abruzzo perché oggettivamente è un modo per far conoscere la Riviera Albense nel mondo, visto che poi guardando i nomi delle località che ospiteranno questo torneo in giro per il mondo, troviamo località di grandissime come Bangkok, come Manila, come Lubiana, come Daegu. Quindi, diciamo, questo significa che in un calendario, in una mappa del mondo, insieme a Bangkok, a Manila e altre grandi città, c'è anche Alba Adriatica, quindi un grosso successo anche dal punto di vista dell'accoglienza turistica e della Ma promozione. diciamo Sydney, Mosca, Varsavia, Doha e Tokyo, quindi capitali mondiali. E troviamo questo piccolo comune di Alba Adriatica, diciamo Davide contro Golia. Ma sicuramente è un biglietto da visita e è importante per la promozione turistica, sicuramente è un valore aggiunto. Il torneo, il World Tour è 5V della Federazione Internazionale Volleyball e CEV, quindi è il torneo internazionale organizzato dai massimi esponenti del beach volley mondiali ed europeo con la collaborazione dell'associazione sportiva King of the Beach, presieduta da Fulvio Taffoni e dalla Beach Sport, dalla SD Beach Sport di Alba Adriatica, con diciamo, il responsabile del beach volley che è Cristian Di Bernardino. La macchina organizzativa è al lavoro dallo scorso novembre, perché poi per prendere queste manifestazioni non è che uno fa la richiesta e viene concessa in modo diretto. Devi presentare delle documentazioni. La
Riviera, il comune deve mettere, diciamo, deve dare il suo benestare, e poi la Federazione Internazionale, la CEV, fa le indagini per vedere se è una Riviera che diciamo, ha un certo pedigree per quanto riguarda il beach volley. Alba Adriatica ce lo ha, perché Alba Adriatica uno dei primi eventi fu nel lontano ormai 2000 con il campionato italiano di beach volley, allora organizzato da RCS Gazzetta dello Sport. Quindi sono anni che la Riviera di Alba Adriatica ospita eventi di beach volley di alto livello. Questo, diciamo, e ricordiamo anche che nel 2000, mi sembra anche 2000-2001, ci fu un satellite sempre di beach volley internazionale. Quindi il comune, con a capo la sindaca, la professoressa Casciotti, ha preso subito la palla al balzo e il comune si è prodigato per dare tutte le autorizzazioni, tutte la collaborazione per far sì che questa manifestazione è stata assegnata. C'è stata grande soddisfazione e, come hai detto tu Sandro, vedere il nome di Alba Adriatica a fianco a quello di Sydney, di Mosca, di Doha, realtà capitali mondiali, città con milioni di abitanti, è normale che fa piacere. Anche Tokyo, che ospiterà le Olimpiadi il prossimo anno, è nel calendario. Quindi Alba Adriatica, Roma per quanto riguarda l'Italia, Roma le finali, e poi Alba Adriatica per quanto riguarda la tappa femminile, una tappa femminile a una stella. Ecco, non dimentichiamo anche che nel corso di questi giorni, 12, 13 e 14 luglio, con possibile anticipo anche del giorno 11, il Comune di Alba Adriatica, la provincia di Teramo e la Regione Abruzzo stanno organizzando degli eventi collaterali di carattere turistico, enogastronomico e folcloristico, proprio perché vogliono far vedere il meglio dell'Abruzzo e della provincia di Teramo a tutte le coppie che arriveranno da tutto il mondo. A proposito di questo, abbiamo già detto 12 coppie iscritte, e da quello che so, arriveranno anche dal Giappone, dalla Grecia e naturalmente dall'Italia. Ma guarda Sandro, già dalla Grecia abbiamo, guarda, ti dico, le iscrizioni aggiornate a questi ultimi giorni, abbiamo coppie dall'Austria, dal Canada, la Repubblica Ceca, Grecia, Italia, Giappone, Olanda, Norvegia, Svezia e ancora Svizzera. Quindi abbiamo due coppie italiane già iscritte, la coppia formata da Allegretti Annibalini e da Giulia Toti, sempre l'altra Allegretti, e l'altra Allegretti, sono per ora le due coppie italiane iscritte. Però si arriverà, credo, senza problemi, Sandro, a 30 coppie. Si arriverà, credo, sicuramente si arriverà a 30 coppie, anche perché mancano due mesi all'evento e già ci sono 12 coppie. Quindi sicuramente questo World Tour One Star by offertevillaggi.com sarà un torneo importante. Il comune di Alba Adriatica, ma anche gli organizzatori, puntano molto a questa manifestazione e sicuramente sarà una settimana di eventi diciamo a corollario di questa manifestazione. Sicuramente le atlete punteranno più alla parte sportiva, però poi gli accompagnatori, perché poi qui queste atlete spesso si muovono con gli allenatori, con alcune coppie, con gli allenatori, con il preparatore atletico, quindi non è che arrivano solo due persone, arrivano delegazioni di 4-5 persone. Alcune invece atlete sfruttano anche queste manifestazioni, queste tornei, per farsi qualche giorno di vacanza, quindi i genitori o i parenti che vengono insieme, e quindi sono sicuramente delle cartoline importanti. Come hai detto tu, hai annunciato tu, il comune e la provincia di Teramo, ma anche la regione Abruzzo, sta cercando di allestire delle manifestazioni collaterali per promuovere ulteriormente il turismo e far sì che Alba Adriatica diventi una cartolina
internazionale. L'ultima battuta per l'organizzazione, abbiamo già detto da novembre sono già attivi, parliamo anche della location dove si giocherà sì. La Beach Arena di Alba Adriatica dello stabilimento Alfaro, che da sempre è uno dei punti di ritrovo più importanti per lo sport all'aperto o al bense. Ma guarda Sandro, lì diciamo è lo stabilimento Alfaro, l'arena beach volley adiacente, costruita, allestita adiacente allo stabilimento balneare, è il punto di riferimento dello sport da spiaggia per quanto riguarda il mese di luglio ad Alba Adriatica. Anche perché la Beach Sport organizza anche altre manifestazioni sportive importanti. Colgo l'occasione per dirti che la settimana dopo il torneo, dopo il World Tour One Star della 5VB e della CEV, ci sarà la finale scudetto per quanto riguarda il Beach Rugby, quindi un altro evento importante. L'organizzazione, ti posso dire che, come ti ho accennato prima, la macchina organizzativa è partita a novembre. È partita a novembre e la SD King of the Beach e la Beach Sport stanno facendo del tutto, si riuniscono settimanalmente, ci sono riunioni settimanali per far sì che venga rispettato il corposo regolamento organizzativo della 5VB e della CEV, e soprattutto per far sì che non ci siano sbavature, perché è un torneo internazionale, non è il classico torneo degli chalet, adesso volgarmente, sarà una beach arena con 2000 posti a sedere, sarà totalmente rivista rispetto agli anni passati, la beach arena sarà totalmente diversa rispetto a quella che è stata allestita, montata negli anni passati, quindi ci sarà la possibilità di assistere per davvero a grandissime attività di beach volley. Perché non è il torneo di sé per sé, che beach volley, no, questo è un torneo One Star internazionale delle 5VB e della CEV, e assegna punti per poi andare a fare le Olimpiadi. Quindi probabilmente, no, troveremo alcuni atlete che giocheranno ad Alba Adriatica il 12, 13 e 14 luglio, che poi magari l'anno prossimo ce le rivedremo a Tokyo, no? Se giocare, per Giocando le giocarsi la medaglia d'oro. Io ti posso dire che sia la SD Beach Sport che la SD King of the Beach, che sono gli organizzatori del torneo, stanno cercando in tutti i modi di far sì che questo sia un evento che poi venga ripetuto, perché poi tu lo sai bene che a fine manifestazione i supervisor. supervisor, bravo, mi hai tolto, della 5VB e della CEV faranno un resoconto, un rapporto. E questo rapporto poi dovrà essere positivo, perché in futuro, Ci no, potranno ti potrà essere. dare altre, ti potranno dare altre, magari quest'anno hai fatto una stella, prossimo anno potresti salire di categoria. Bene, ringraziando il collega Gianluca Biondi, vi ricordo il 12, 13 e 14 luglio ad Alba Adriatica, tappa del World Tour femminile, One Star named by offertevillaggi.com, un evento internazionale di beach volley femminile organizzato dalla King of the Beach e dalla Beach Sport alla Beach Arena di Alba Adriatica. Grazie di essere stati con noi, alle prossime trasmissioni.